Cosa significa installare la fibra in casa? Oggi lo andiamo a scoprire dalla A alla Z in un'installazione che faranno i tecnici Spadhausen in un'abitazione che ancora non ce l'ha. Loro sono Mario e Benna e saranno i ragazzi che ci accompagneranno a installare la fibra ex novo. Visione da camion, pietra iper Spadhausen con la maglietta. Fa un po' caldino oggi. Oggi era da mare, ma sì, con l'acqua che abbiamo ultimamente si fa fatica. La procedura è: adesso andiamo dal cliente, prima facciamo l'installazione dentro dal cliente, dopodiché tramite un laser andiamo a metterlo dal cliente per andare a vedere nella nostra scatola di giunzione qual è la fibra del cliente e andare a dargli la fibra attiva che è nel giunto nostro foro. Installiamo anche il modem? Dopodiché sì, una volta che colleghiamo la fibra fuori nella scatola di giunzione, installiamo il modem e facciamo tutte le prove con gli apparati del cliente. E queste qua sono tutte zone che normalmente non sarebbero collegate se non per Spadhausen, che sta investendo su questi micro paesi, giustamente, che hanno il diritto di essere collegati anche alla fibra, non solo con le antenne FWA. Questo è il cavo fibra, giusto? Questo è il cavo fibra, okay. Da qui noi dovremmo entrare dentro di casa. E riesci a passare da quei tubi? Noi passiamo da questo corrugato qui, da qui entriamo dalla cliente. Ok, adesso Benna sta passando la molla dentro il corrugato per far arrivare la molla dentro e poi dopo far passare il cavo fibra. Vai, aspetta, forse qua insieme alla corrente. Sì, forse qua. Allora è di qua, prova, è di qua. Ok. Ciao, ok. È arrivata la molla. Sì. Me lo dai? Vai. Vai. È arrivato. Eccola, ancora un po'. Allora, questa è la fibra. Ok. Adesso con questa andiamo a creare una presa ottica sulla parete lì, dove poi andrà installato il modem e il media converter. La sostituisci quella del telefono oppure sì, ne fai? Ah, okay. Cavo quella del telefono e lo faccio diventare fibra ottica. Fibra una ottica. Presa fibra ottica. È ovvio che il cavo del telefono io lo lascio dentro, perché se un domani il cliente vuole tornare per qualsiasi motivo con la telecom, ce l'ha già. Ok. Speriamo di no. Dubito che voglia tornare al rame dopo la fibra. No. Una volta provato questa, non si torna più indietro. Questa è la macchinetta che fa il giunto. Bravo, che fa il giunto della fibra ottica. È un giunto a caldo. Un giunto a caldo? Sì. Questa è la scatolina dove va a terminare la fibra. Uh-huh. E questa qui è la presa ottica che dicevo prima. C'è perdita di qualità con le prese oppure rimane? No, la perdita è minima, quindi quasi niente. Quasi niente. Quasi niente. E questa è la fibra che andremo a aggiuntare con quella presa ottica lì. In realtà il cavo proprio di fibra a fibra è minuscolo, giusto? È tipo sì, un capello. Questa dentro, è tutta protezione. Parliamo di un spessore di 9 micron. 9 micron? Quindi è sottilissimo. Sì, sì. Questo è lo spessore che c'è fuori, la protezione. Questo qui è il Kevlar, serve per tirarlo. Ok. Poi questa è una guaina che protegge. Invisibile. Allora, questa qui che vediamo adesso è 125 micron ed è ancora la parte esterna. Esterna. Dentro a questa c'è un vetro molto più denso dove poi passa la luce della fibra ottica che è di 9 micron. Lo andiamo a vedere su questo schermata qua. Adesso andiamo a prendere un termorestringente, visto che lì è il punto più delicato, che la fibra è quasi nuda. Sì. Quindi rischia di spaccarsi. Andiamo a mettere questo qua che serve per rinforzarlo. Poi c'è la taglierina, che se non fai un taglio preciso quella non te lo fonde. Tutto l'abbiamo inserito, che molte volte ci dimentichiamo anche il giusto. Poi una volta posizionata qua, dopodiché fa tutto lei, fa la macchinetta. Sì.
Ci sono diversi tipi di macchinetta? Sì, questa qui è una dei tipi che usiamo. Abbiamo anche un'altra che è ancora più professionale, però per quello che dobbiamo fare. Ecco, adesso lui l'ha fuso. Ok. Questa qui esterna, dove tu vedi tutto in nero, sì, è la parte che noi vediamo. Quella lì che si è saldata è ancora all'interno, che è quella che noi non vediamo, dove poi passa la luce per la connessione dei dati. Sì. Adesso lei ha fatto. Poi qui c'è un fornetto che va a sciogliere questo termorestringente. Sì. Dopo ti segnala quando è a posto, già fatto. Okay. Adesso bisogna mettere fissare la placca e poi andiamo fuori a dare più la linea. Prova. Viene. Buono. Questa è la nostra scatola, presa ottica. Il segnale ottico. Il segnale ottico della fibra, dove c'è un femmina e tu gli devi mettere un maschio che lo collega. A un media converter. A un media converter. Che mi legge la fibra e me lo converte in un cavo di rete. Dove poi dal cavo di rete vai al router. Adesso che serve per dare la connessione alle utenze del cliente. Allora, questo qui è un laser dove adesso andremo ad attaccare la fibra, che cioè la presa fibra ottica che abbiamo dentro dal cliente, per andare a vedere nella scatola di giunzione, dove ci sono le nostre fibre attive, qual è la fibra da andare a giuntare, visto che magari lì ci saranno più fibre. Altre fibre, tu sai quale giuntare. E quale fibra dargli. Adesso inserendolo qua, questo è il patch maschio che parlavamo prima, che andrà nel media converter. Così adesso in teoria dall'altra parte dovremmo vedere la luce sulla fibra dove l'abbiamo giuntato. Allora, questa qui è la nostra scatola di giunzione che c'è qua in questa palazzina qua, che è una palazzina di 6 unità e noi abbiamo portato una fibra da 8. Come vedi ci sono già due utenze già collegate, quindi adesso questa qui dovrebbe essere la nostra fibra. Se andiamo a vedere ci dovrebbe essere lì un segnale il laser che abbiamo montato di là. Eccolo. Si vede? Sì. Incredibile. Aspetta, questo è bellissimo. E queste sono le fibre attive che arrivano. Le altre fibre? Le altre fibre attive. Questa qui è una piccola scatola di giunzione per 8 unità. Questa fibra da 8 qui alla sua volta va a finire in un'altra scatola molto più grande, dove ci sono più utenze da collegare. Tipo una strada ad esempio. No, okay. Una via. Una via. Ogni via qui ha un pozzetto suo dove poi vanno a collegarsi i clienti. Stessa cosa di quello che abbiamo fatto prima, però stavolta c'è anche la lucina. Prima fammi la misura. Quello lì è una misura. Quindi... Anche perché qui ci sono le sue postazioni apposta, dove va il termorestringente. Adesso di là dovrei andare a spegnere la luce perché sennò non ce l'ho giunta. Dice che non c'è, è sporco. Sì. Giusto. Anche perché lei deve essere pulitissima per far giunta, se non giunta. E vedendo la luce dice che c'è la sporcizia. Pensa davanti. Che sia sporca. Ok. Giuntato? Sì. Adesso gli metti il termorestringente. E ne infiliamo nel fornello. Ok. Finito. Sì. Adesso devo rimettere le fibre. Ah, tutte le fibre dentro? Sì, quelle per futuri clienti. Sono rimaste queste tre. Ah, ci sono ancora tre persone che non hanno la fibra, però potrebbero attivarla. Sì, ovviamente quando si riempie ne possiamo portare altre 8. Eccoci qua. Ed ecco qui. Router, ovviamente, sì. Kinetic Skipper, fornito da Spadhausen. Questo è il media converter che converte il segnale ottico. Bravo, in un cavo di rete. Un cavo di rete. Sì. Con questo che velocità raggiungiamo? Fino a un gigabit. Fino a un gigabit al secondo. Sì. Questo qui ha la porta gigabit, la stessa cosa il router, oltre ad avere il wifi. Quindi se volessi mettere ad esempio la 10 gigabit, questo non mi questo basta più. Questo qui non va bene. Ce ne vuole un altro. Sì, ho un capito. Altro apparato. Capito. E vediamo se abbiamo fatto un bel lavoro. Va tutto bene. Accendiamo questo.
che si accende tramite un caricabatteria. Micro USB. Per cui c'è la fibra, porta ottica. Okay. Adesso lui dovrebbe accendersi con le tre lineette arancioni, che vuol dire non c'è, che non c'è segnale. Proviamo a inserire questa dopo e vediamo se arrivano. Ecco, così sì, si vede. Vuol dire che non c'è il segnale ottico. Adesso proviamo a inserire, in teoria adesso dovrebbe diventare, ecco, verde. Due lineette bianche. Quindi sappiamo che qui c'è segnale internet ottico, bravo, con fibra. Adesso c'è solo il segnale ottico e basta. Adesso andremo ad attaccare il router, dopo è quello che ci permette di andare su internet con i nostri apparati. Okay. Poi lì c'è il suo cavo di rete. Questo qui deve essere un gigabit. Bravo, deve essere un cavo ben fatto che vada, sì, almeno un gigabit, visto che la fibra ci permette di andare più di 100 metri. Adesso noi dovremo chiamare ufficio per fare l'attivazione. Per fare l'attivazione. Per dare l'IP al router e così ci permette di navigare. Sono qui dal cliente in FTTH, che ho attaccato loco e router. Qui questo è la password. Il QR che ti dà direttamente la password, giusto? Sì. Se i dispositivi ti permettono di fare tramite il QR, se no bisogna andare a cercare la rete, che qui c'è scritto il nome della rete, e mettere la password. Normalmente. Ti mettiamo in viva voce che ti filmiamo. Attendere prego. Ancora non c'è il segnale internet perché non ce l'hanno attivato da centrale. Bravo. Ecco. Al di là ci devono dare un IP. Però il segnale lo vede. Sì, però non ci non hai la connessione internet. Active address. Ciao. Ciao. Dovremmo esserci. Adesso... tutto attivato anche da centrale. A breve dovremmo vedere il segnalino internet qua che si attiva. Eccolo. Eccolo lì. Adesso siamo attivi. Adesso abbiamo il segnale internet sul router. Qui la password la prende Benna col QR code. Un secondo che si colleghi. Andiamo sul nostro server, che è l'EPID di Bologna. 17 di ping. Era partito 200. 160, 170. Va bene, dai, cioè velocità ce n'è, ragazzi. E in upload... 150, siamo lì. Beh, voglio dire, non siamo proprio in centro città, siamo da niente a 180, dai. Vabbè. Poi, secondo me, andando con il cavo di rete abbiamo delle... Col cavo di rete? Sì, anche perché noi non sappiamo che interferenze ci sono qua, potrebbero esserci mille interferenze che ci disturbano anche quel poco. Sì. A posto, ragazzi. Quindi siamo a posto. Router installato, cliente soddisfatto, sicuro. Grazie, ragazzi. Se fate l'attivazione con Spadausen, sapete che possono venire fra voi Mario e Benna. Confesso che pensavo di metterci mezzo pomeriggio a fare sto video, invece sono stati super veloci. Ultima fase, naturalmente, fanno firmare alla cliente la ricezione degli apparati in comodato d'uso e adesso sono liberi di andare veloci con la fibra.